Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Siamo tornati a casa, le vacanze ormai sono soltanto. Cosa c'è? Sono soltanto un lontano ricordo, vero Tommy, però ci siamo divertiti molto. Se ancora non avete visto il nostro video dedicato alla nostra vacanza in Sardegna, ve lo lascio qui nelle schede. Qui oggi fa caldissimo, infatti non vediamo l'ora oggi pomeriggio di andare a fare un bagnetto. Prima però vi raccontiamo un po' di cose, abbiamo un po' di cose da raccontare. Come prima cosa, Tommy, cosa è successo in Sardegna che già l'abbiamo anticipato? Ha iniziato a gattonare ufficialmente là, adesso va che è una meraviglia, infatti vuole scendere. Poi sono spuntati. Cos'è che sono spuntati, Tommy? Fa vedere. I dentini sopra, ebbene sì, anche quelli in Sardegna, ci siamo accorti l'ultimo giorno, ha tagliato entrambe le palette e poi io vi devo raccontare anche una cosa che riguarda insomma a me cosa è successo in queste ultime 2 settimane. Prima però vi faccio vedere un po' di cose che sono arrivate per Tommy durante la nostra vacanza. Sono arrivati un po' di pacchi, tra cui un ordine che ho fatto su Temu. Non so se conoscete questa applicazione, è un'app che c'è da poco, con una marea di articoli. Davvero c'è l'imbarazzo della scelta. E io mi sono focalizzata sulla categoria bambini, quindi tutte cose per i piccolini, e vi mostro quello che ci è arrivato. Ho preparato tutto per far prima, ho già spacchettato così da accelerare i tempi e vediamo se lui ci concede 5 minuti per mostrarvi tutto. Allora, come vi dicevo, ho ordinato su Temu. Qui vi lascio il link per scaricare l'applicazione e cliccando al link per i nuovi utenti per 24 ore, nel prime 24 ore c'è il 50% di sconto sui prezzi che già sono davvero davvero bassi. Infatti ho preso parecchie cose a prezzi davvero molto molto vantaggiosi. E all'interno del primo sacchettino cosa troviamo? Allora, partiamo da questa luce LED che ho già aperto, ho già provato per vedere se funziona. Nella misura è 30 cm, questa l'ho presa per l'armadio, per il suo armadio, da applicare come luce LED che illumina poi tutta la zona a giorno dell'armadio, quella che resta vista con tutti i suoi giochini. La luce si accende semplicemente premendo il tastino, vedete, e si ricarica con porta USB. C'è anche la luce fredda, io l'ho presa a luce calda, comodissima, e si installa con le calamite e il biadesivo. Poi ho preso per Tommy, ma che non c'entra con la sua cameretta, questo stampo in silicone per fargli i gelatini, per alleviare un po' anche il fastidio che ha le gengive. Come vedete, è piccolino, quindi perfetto proprio per fare i gelatini ai più piccoli. E da utilizzare con questo, bravo Tommy, ci ho preso anche i bastoncini, tipo il legno. Da utilizzare proprio per creare a tutti gli effetti un vero gelatino per i nostri bimbi. Poi proverò qualcosa e vi farò sapere. E qui ci sono due cose uguali che ho preso per organizzare l'interno dei suoi armadi, o meglio, mi spiego. Tanti vestiti ormai non gli vanno più bene perché cresce a vista d'occhio, non so se vedete, ma è diventato molto grande. Quindi volevo organizzare all'interno di questo organizer tutti quei vestiti che appunto ormai sono piccoli, in questa bellissima fantasia con le nuvolette, la lumaca, gli uccellini, cioè in varie fantasie e in varie dimensioni. Me lo aspettavo rigido, invece vedete, è così morbido, però poi una volta che è pieno di vestiti si riempie bene e ha ovviamente la sua zip. Per comodità, appunto, ne ho presi due. Poi, per organizzare tutte le sue medicine, che al momento sono ancora con le nostre, ho preso questa valigetta bellissima che c'è in azzurro, in bianco e in rosa, in plastica rigida. Nella prima parte qui ci sono tre scomparti e poi sotto tutto lo spazio per mettere invece le medicine più grandi. Molto carino, bello capiente, come vedete, proprio perfetto per contenere tutte le medicine dei più piccoli. Poi, andando avanti per la cameretta, quindi torniamo in cameretta, ho preso per misurare la sua crescita man mano che diventa sempre più grande questo metro da parete con i suoi adesivi per i suoi pesci, insomma, per fissarlo alla parete.
Io ho scelto l'orsetto e arriva fino al 1,50 m. C'era in vari colori, io ho scelto questa tonalità sul tortora, che è un po' il colore che c'è in cameretta, e anche l'orsetto, che è proprio il tema della sua cameretta. Poi ho preso una cosa di abbigliamento, volevo provare, e ho preso un pigiamino, eccolo qui, in taglia 9-12 mesi, 100% cotone, questo è il pezzo sopra, questo gli andrà benissimo con, durante l'autunno, perché sembra un pochettino grande per ora, e il pantalone, pantalone lungo così, molto carino, devo dire che è fatto bene, anche la qualità non è male. Poi per la culla da mettere, da fissare proprio alla culla con questi nastrini, ho preso questo, lo chiamerei organizer, e questo ha due tasconi, due taschine qui davanti, che pensavo di utilizzare per riporre ad esempio o il ciuccio o il giochino che si porta per fare la nanna, oppure anche la lucina che utilizzo per controllarlo durante la notte se magari lo sento muoversi un po' troppo, e poi per non averli in giro nel lettino sul comodino ho pensato di utilizzare questo per riporli tutti in queste due tasche. Anche di questo c'erano varie fantasie, poi comunque sistemo tutto e vi faccio vedere. Le ultime due cose che vi faccio vedere adesso per Tommy, ragazzi, sono una chicca. Parto da lei, che ho già assemblato, come vedete ho già gonfiato perché ci tenevo a farvela vedere pronta. Che cos'è? È una vaschetta gonfiabile per fare il bagnetto, quella che adesso inizia ad essere un po' piccolina, quindi ho preso questa che è bella grande, come vedete, con la fantasia, con l'orsetto, che cosa lo dico a fare, sapete che mi piace molto. E poi l'ultima chicca delle cose di Tommy, quando l'ho vista me ne sono innamorata. Se avete il seggiolone della Stock, la Trip Trap, non fatevi scappare il cuscino. Ho letto dalle recensioni che è proprio perfetto per la Trip Trap di Stock. C'è in varie fantasie, io ovviamente ho scelto questa con l'orsetto. Avevo solo un cuscino, quando lo lavo non ho mai quello di scorta da mettere, così ho rimediato e ho preso questo, che è fatto benissimo. Davvero benissimo, fantasia stupenda, non potevo lasciarlo lì, assolutamente no. E poi l'ultimo sacchettino con invece due cose che ho ordinato per me. Parto da questa, che mi incuriosiva, costava pochissimo. Questa praticamente è una clip che serve per sigillare i sacchetti, i sacchettini piccoli, ad esempio quelli per gli alimenti, come le patatine, del sacchettino di patatine, anziché mettere la clip, sigillate, chiudete il sacchettino nuovamente con questo, servono le batterie, l'ho provato, funziona. E poi ho preso questa mega borraccia con le sue cannucce. Questa è enorme, cioè guardate, è grandissima, con i vari orari dalle 7 del mattino fino alle 9 di sera, per assicurarci di bere la quantità d'acqua consigliata giornalmente. Ma in realtà non c'è solo questa, perché con l'ordine di questa acquistate la borraccia più grande, comoda da tenere in casa ad esempio sulla cucina. Poi c'è la borraccia, quella più piccola, perfetta proprio da portare anche quando siete fuori casa, perché è decisamente più compatta. Ma ce n'è un'altra ancora più piccola da utilizzare magari se uscite per una camminata, non volete portarvi un bottiglione troppo grande. C'è in vari colori, io ho scelto questo sull'azzurro e sul rosa, sono bellissime e costa davvero poco, perché se non erro sui 10-11 euro vi portate a casa tutte e tre queste borracce. Io vi lascio appunto il link in descrizione, se volete provare l'applicazione e fare qualche acquisto poi fatemi sapere come vi trovate. Il piccolino si è svegliato, ha fatto il riposino nel suo lettino, si è appena alzato, che cucciolo, e adesso andiamo a fare un bagnettino perché è un po' sudato, io pure, fa un caldo, ci diamo una rinfrescata, giusto una mezz'oretta, poi usciamo e facciamo merenda, così poi vi racconto anche un attimo della decisione che ho preso fine mese scorso praticamente,
ho ufficializzato la cosa, aspettavo insomma a raccontarvelo, ma visto che si sta colando un attimo ve lo dico. Praticamente io con il 31 di luglio finivo la maternità facoltativa, io ho fatto tutta la maternità obbligatoria, ho deciso di fare tutta la maternità facoltativa, che sono praticamente 6 mesi retribuiti al 30% dello stipendio, e poi sarei dovuta rientrare con il 1° di agosto. Ci ho pensato su e alla fine ho deciso di non rientrare, quindi mi sono licenziata, ho dato le dimissioni. Avendo il bimbo sotto i 3 anni di età, ho dovuto ufficializzare il tutto anche con l'ispettorato del lavoro, perché comunque è stata una mia scelta, quindi dovevo dichiarare questa cosa. Quindi ho fatto anche questo colloquio e insomma, mi sono ufficialmente licenziata, e dal 1° di agosto ormai sono diventata una mamma a tempo pieno, e poi vabbè, ho partita IVA, quindi continuerò a fare anche il lavoro che faccio comunque qui sui social, quindi libera professionista. Prima ero anche dipendente, ora invece ho deciso quella strada di chiuderla, insomma di dedicarmi completamente a Tommy e al lavoro sui social. Ci ho pensato parecchio, però alla fine ho preso questa decisione, che in realtà era quella che già mi aspettavo di prendere ancora all'inizio, dopo che lui è nato. Ero abbastanza consapevole e sicura di prendere questa scelta, e alla fine così è stato. Però ho voluto aspettare l'ultimo per esserne certa, per essere proprio sicura al 100%, e così è stato. Quindi insomma, ci tenevo a condividere questa cosa anche con voi. Adesso costumino e piscina. Bagnetto fatto, ci siamo rinfrescati e ho provato a mettergli il pigiamino per vedere come gli stava. Come misura è un pochettino grande, ma ci sta, essendo 9-12 mesi. Adesso lo cambio. Cosa stai facendo? Questo è il tuo fiocco nascita, non romperlo. Oh oh! Vomito in diretta. Signorino, fai vedere come fai a gattonare. Adesso basta, è fermo. Ho fatto una decina di minuti che continuava a puntare questi due vasi. Si mette qui vicino al gradino, tira il vaso verso di lui, e quindi devo trovare un nuovo angolo, una nuova postazione a questi due vasi, perché poverini secondo me avranno vita breve, più che altro lui rischia di farsi male se li tira addosso. Quindi sono costantemente a controllarlo. Poi sicuramente dovremo far mettere qui un cancellino per non farlo andare sopra. Qui invece, essendo comunque un bel gradino grande, sicuramente resterà aperto così. L'unica cosa che sicuramente dobbiamo imparare a tenere a fatto, che fino ad ora la cosa che non facevamo mai, è chiudere questa porta. Così almeno se è di là non rischia di venire giù, e viceversa se qua dobbiamo avere mille occhi per non farlo andare sui gradini, però almeno poi la porta è chiusa. Poi vedo che già sta tentando di andare verso la cucina e aprire i cassetti, e poi tenta tanto di tirarsi su dove può, cerca appunto di farlo. Adesso forse lì con il muro non ci riesce, ma tipo si avvicina qua alla sedia e cerca di arrampicarsi e mettersi in piedi. Quindi mille occhi ci vogliono. È arrivato quel momento. Me lo dicevate tutte, appena gattona vedrai, infatti avevate ragione. Adesso, visto che un attimo distratto nella sua piscinetta, cerco di parlarvi un attimo della modifica che faremo qui a casa. Sono tornata a parlare di modifiche, era da tanto che non lo facevo. Sapete che sul mio canale spesso avete visto nuove aggiunte in casa, abbiamo tolto qualcosa, abbiamo messo qualcosa di nuovo, abbiamo cambiato qualcosa nel corso di questi anni. Una cosa che mi è sempre piaciuta fare, stare dietro la casa, sistemarla sempre più, a portare delle modifiche, tutto. Con l'arrivo di Tommy mi sono un attimino fermata, e adesso, proprio perché c'è lui, dobbiamo fare questa modifica. In sostanza, noi adesso abbiamo diviso l'open space con la cucina da questa parte, con il mega
bancone l'isola, che è bella grande, e da questa parte invece abbiamo messo il tavolo, quindi c'è la nostra zona sala da pranzo. Su invece abbiamo un soppalco e abbiamo creato quindi sulla zona salotto, e giù invece dove si cucina e si mangia. In questi anni ci è andato benissimo così. Adesso che c'è lui, e che specialmente in questo momento ha iniziato a gattonare, quindi si sposta tanto, voglio avere il divano giù per essere comoda, perché è sicuramente più comodo per lui, più comodo per me, per noi che siamo qui. Quando cucino sono più tranquilla se lo vedo girare intorno al divano che non intorno al tavolo, ad esempio. E anche quando diventa un pochettino più grande, avere il divano per sedersi, giocare sul suo tappetone, avere qualcosa di morbido e di comodo intorno a lui, mi fa stare più tranquilla anche a me, mentre magari io sono qui che preparo il pranzo o la cena, insomma. Per questo motivo abbiamo deciso di prendere un secondo divano, perché un secondo divano e non quello, perché comunque quello che abbiamo sul soppalco è proprio stato realizzato su misura, seguendo proprio le dimensioni del soppalco e di conseguenza la ringhiera, perché il divano va dietro alla ringhiera, ed è anche per questo che abbiamo deciso di prendere un secondo divano, perché è pericoloso per lui al momento avere il divano attaccato alla ringhiera. Si potrà magari staccare, però comunque resta una cosa non sicura per niente. E quindi siamo andati a vedere, abbiamo scelto il divano, abbiamo scelto il colore, il modello e tutto. Ci hanno detto che sarà pronto per in consegna per metà settembre, però secondo me, essendoci state di mezzo il mese di agosto dove tutti chiudono, non so, ma sensazione vi dico, sarà pronto per me verso fine settembre. Però insomma il mese prossimo avremo il divano qui al posto del tavolo, e il tavolo dove andrà? Andrà sul soppalco, quindi creeremo questa zona sala da pranzo sopra. Spero tanto che ci stia bene, perché la soluzione cucina e sala da pranzo, comunque qua il tavolo davanti al finestrone, mi è sempre piaciuta. Avevo convinto Ste all'epoca, quando abbiamo fatto casa, a mettere il tavolo qui, perché lui inizialmente qui voleva mettere il divano, e invece poi abbiamo deciso di fare così, quindi tavolo qui e divano su. Adesso proprio per necessità dobbiamo fare, cioè avere un divano anche qui, quindi lo abbiamo preso, e incrociamo le dita, speriamo che ci stia bene, perché alla fine abbiamo preso un divano abbastanza grande, e spero non sia troppo grande. Vediamo, vi aggiornerò poi appena arriva. Lui si è stufato, ora devo assolutamente prenderlo in braccio, perché non vuole stare più giù, o meglio, non vuole più stare dentro alla piscina, vero? Bravo amore, bravo! Bravissimo! Bravo Tommy! Bravo amore! Prendila, prendila, prendila! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Dove è andata? Dove è andata? In realtà le modifiche non saranno finite qui, però vi parlerò poi anche di un'altra modifica che abbiamo deciso di fare, con calma, non tutto insieme. Prima facciamo una cosa, poi pensiamo all'altra. Io adesso sono riuscita un attimo a calmare Tommy, ho lavato le borracce e gliene ho data una, così si sta un po' distraendo con questa. Che grande! Ma è grandissima! E fra un po' devo anche preparargli la cena. Quindi direi di chiudere intanto qui questo vlog. Io ragazzi spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutti gli acquisti che ho fatto su Temu, se avete già ordinato su questo sito oppure no. Io e Tommy vi mandiamo un... ma non mega bacio? Un mega bacione. Fai ciao con la manina. Dai, fai vedere, fai vedere. Fai ciao con la manina. Ciao! Ciao! Ciao, vai Tommy, ma ciao. Bravissimo, ciao a tutti. Un bacione, ciao ciao. Tiri, 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 tiri. Ciao.